ci ritroviamo a essere il nuovo l'ultimo della classe. Perché quando lo sono stato, nella vita dici tu, si è sparsa la voce, sì, come mi sono ritrovato? Bene, perché alla fine io sono simile a Michele, sia nel rendimento a scuola che nel carattere, e mi sono ritrovato bene anche a rifare un film sulla scuola, perché comunque questo non è una copia di Notte prima degli esami. È una storia, sì, è una storia, comunque siamo su quel genere lì, però c'è un richiamo piccolo alla commedia sexy. Il mio personaggio Michele ha ben poco a che fare con Massi, ecco, è buffo anche lui, però non, cioè Massi era buffo figo, Michele è buffo timido, è buffo sfigato, diciamo. E infatti a me è successo così, io ero timido, come Michele prendevo le fregature anch'io con le ragazze, non gli dicevo, ma non gli ho mai detto a una ragazza, sei una coppa gelato da 10 euro e le altre sono coni da 1,30, io miravo a sfottere, a prendere in giro, le facevo ridere, mi piaceva metterle in imbarazzo, però dentro di me sono sempre stato timido, quindi quelle poche rare occasioni che ho avuto in adolescenza non è che le sfruttavo bene, mi sono svegliato poi, tardi, ho recuperato. E la scuola con le ragazze meglio? Bene, sono fidanzato, quindi c'è stata un'evoluzione, sì, ma io mi sono svegliato tardi e ho recuperato tutto insieme. Poi ho recuperato tutto insieme in poco tempo, compresso, e poi ho messo subito la testa a posto. Sara, mi sono trovato bene a lavorare con te, anche con tutti gli altri, però, non ti offendere. André, e datte una mossa. Nel senso che devi studiare, ecco. No, nel senso, Andrea, sei meraviglioso, ti voglio bene, è stato un piacere lavorare con te, ti voglio tanto bene. Ciao Gossip News.